Oh, mira, siamo in guai seri. Il You're fucking sick! direttore vuole vederti. Beh, dobbiamo andarci. Cioè, Sorwan, che succede? Non ci avevi convocati per parlare dei Pokémon regali placati? Abbiamo una questione urgente da affrontare. Clevor e gli altri Pokémon regali erano stati colti da un'inspiegabile collera dopo la caduta di strani fulmini. E i fulmini sono caduti la notte stessa in cui Mira è precipitata dal cielo. Non posso fare a meno di pensare che ci sia una qualche connessione. Il mio sospetto è che ci sia un nesso tra te, la tua caduta dello squarcio di spazio di trovare, la collera dei Pokémon regali. Erano già in collera. Ah, no, sono diventati in collera subito Eh dopo. no. Non avrai in realtà placato i Pokémon in collera solo per guadagnarti la nostra fiducia. Cosa vuoi insinuare? Mira non ha fatto nulla di male. Come fate a essere così sicuri che non abbia alcuna responsabilità? Cosa vuoi che faccia, Mira, allora? Indagare su questo fenomeno anomalo. Nel villaggio Giubilo c'è ancora chi diffida di te per il semplice fatto che sei caduta dal cielo. Per tale motivo non posso ammettere oltre la tua presenza qui. Visto che razza di squarcio si è aperto, c'è. Dovesse cadere un fulmine da lì, nessun Pokémon a Hisui sarebbe al sicuro. Sapevo, da quello squarcio non potevano cadere che disgrazie. Mandarlo a cagare, no? Terza opzione, va bene. Forse Riza? O no? Saprebbe cosa fare per aiutarti. Comunque, purtroppo, praticamente il Team Perla ti dice grazie mille per l'aiuto che mi hai dato, ma sai. Fottiti. È successa una cosa un po' strana. Potremmo stare per vedere un comportamento del codice ricordato per sempre in questa run come leggendario. Ho cercato di fare la mandracata con Braviary, ma ho premuto B al posto di A perché ho giocato Gears of War. Quindi sono in teoria morto. Però sono caduto morto su Riza ed è partita la cutscene. E sono offline perché non ho aggiornato, quindi... Fantastico. Una vista così inquietante renderebbe nervoso chiunque. Il leader mi ha detto che non puoi più tornare al villaggio Giubilo. Peccato che il team diamante non possa fare nulla per aiutarti. Ovunque tu vada sembra ti verifichi un evento inspiegabile da l'altro. Ciao. Per niente sospetto, biondo. Perdere una cliente affezionata sarebbe un grosso colpo per i miei affari. Sono già al corrente di tutto. Conosco un posto che fa esattamente al caso tuo. Di nuovo qui a trascurare i tuoi doveri, Ethel. Il cielo sarà anche cambiato. Ma tu mai? Chi è questa giovine? Costei è Mira. Ha placato lei la collera dei Pokémon regali. Lo squarcio spazio-temporale va chiuso immantinente. E ciò, viandante smarrita, è un'incombenza che spetta a te soltanto. Ma adesso entriamo nel mio eremo. Ci sarà molto di cui discorrere e sarà meglio farlo più comodamente. Vi sono tre laghi qui a Hisui. In ciascuno di essi risiede un Pokémon che si dice incarni una parte dello spirito. Supera le prove che ciascuno di loro ti proporrà e porta i loro doni alle rovine brumose. Lì otterrai la catena rossa che si dice possa tenere insieme il mondo. Porterai a compimento la tua incombenza? Non penso. I tre laghi. Si aspetta una vera e propria sfacchinata. Se solo ci fosse qualcuno disposto ad aiutarci. Non ti sfugge nulla, Ethelo. Immagino che sia un requisito indispensabile a ogni mercante. Vogliamo darti una mano, ma senza dare nell'occhio. Quindi ti accompagnerà solo uno di noi. A te la scelta. Damon, ti prego, vieni con me. Lo sapeva. Puoi Chad. Puntare su di me, amica mia. Ethelo, bello che comunque ci segue. Smart, smart, sneaky, sneaky. Ti guarda la leggenda. Diofonino. E se fai il diofonino. Godafon. Per poter incontrare il Pokémon è d'obbligo dimostrare la propria forza. Le premesse non sono delle più rassicuranti. Innanzi a te si para un Pokémon dall'aria minacciosa. È ora di lottare, Mira. Minchia, questa è un po' una cacata, secondo me. Oh no, che livello è? Il mio bello Staraptor livello 47. Ah, perfetto, siamo a posto. Pa, 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 pam. Fa schifo. Ora mi sciotta con Ale. È giusto così. Ma fai la provetta del catturo, ma sì. Una gigatonica per gradire. Esatto, esatto. Miei complimenti, Mira. Anche se hai catturato i Pokémon che hai al tuo fianco con delle Pokéball, si vede che vi capita l'istante. Si avverte una presenza misteriosa. Oh. Voglio le tue emozioni. Quando sei precipitata nella terra di Hisui, cosa hai provato? Perplessità. Hai ottenuto una piuma di Mesprit. Ah sì? È una piuma. Vediamo un po' cosa ci attenderà questa volta. Oh! Oddio! Un Mantaic, un Buizel e un Quillfish dai grossi aculei riconobbero il valore dell'essere umano. No, ma chi se ne frega del combattimento, eh? Mostrami la tua volontà incrollabile. Colpiscimi con delle sfere Zen. Ok, sono pronto a lanciarle. D'accordo, la mia volontà è incrollabile. Allora, hai forte intenzione di lasciar perdere? Ovviamente, devo dimostrarti la mia volontà è incrollabile. Conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Mamma mia, come la fate facile, ragazzi. Avvicinati, desidero assaggiare il tuo sapere. Oh mio Dio, dimmi nell'ordine il numero dei loro occhi. Molto bene, sola risposta. Però devi darmi la lista davanti agli occhi, perché altrimenti mi sono già dimenticati. Ah, in ordine... di quelli che mi ha detto! Questo mi interessa molto, però. Oh, sembra quasi che tu sapessi quando farti viva. Sarà merito della saggezza data dai tuoi anni. Minchia, che indelicato! Oh, i tre Pokémon dei laghi.
Ti ricorda qualcosa? Se mi ricordo... Oh, tu sei Mira. Non ti avevo riconosciuta sul momento. Non avevo dubbi che te la saresti cavata. Aspetta qui un secondo. Vado subito a informare il caposquadra e il prof. Prof, capisco che fosse preoccupato per Mira, ma non è il caso di piangere. A proposito, che fine ha fatto la caposquadra? Pensavo che sarebbe venuta con lei. Da quando il direttore Soron è partito, lei non trova un attimo di respiro. Mi ha riferito che ci attende nell'ufficio della squadra. Il direttore è partito alla volta del Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Una volta lì, raggiungeranno il tempio sulla cima, pronti a fronteggiare possibili minacce. In qualità di caposquadra, ho un nuovo ordine. Ti reintegro nella squadra di ricerca. Ti ordino di raggiungere il Monte Corona e usare la catena rossa per porre fine a questa calamità. Chi si rivede? Vedo che non è ancora tirato le cuoie. Soron se n'è andato, affidando la gestione delle provviste a un povero vecchio come me. Cosa, scusa? Sai cos'è questa, no? Una palla orba. E ora ti faccio vedere come si usa! Ora tira fuori il coltello. Beh sì. Oh madonna. Soruan è un uomo adulto, ma non è vecchio. Quindi no, non solo è il braccio destro, ma credo sia proprio anche il curatore. E il suo sabaku. Sì. Boom boom, boom, boom. Scusa Crobat, io mi sono fatto il party affettuoso, quello se c'è. No ragazzi, a me mi dispiace tantissimo dirvelo, non è la compressione di Twitch i bordi bianchi dei Pokémon. No. Cioè, capite l'equilibrio di gioco quando catturare un Pokémon selvatico ti permette di shottare l'intera squadra del boss segreto, no? Quindi se tu te lo alleni e te ne potenzi uno, come party completo, addio! Boom! Che pigna. L'ho sconfitto con Pokémon del 40, vecchio. C'era da aspettarselo, sei un autentico talento. Io e Soruan abbiamo visto la nostra terra natia rasa al suolo dalla furia distruttiva dei Pokémon. Abbiamo perso molte persone care. Il sogno di Soruan è fare di Isui un luogo idilliaco in cui vivere sereni. E per realizzarlo è pronto a tutto, anche a ricorrere mezzi estremi. Offrigli la tua forza, salvalo. Minchia, guardalo, incattivito. Mi dicono che conti di tenere insieme il mondo usando una catena rossa o qualcosa di simile. Tuttavia mi chiedo, non starei bluffando? Faccio sul serio. Lasciamo che la forza decida come gestire la situazione. Si è preso seriamente a allenarsi il tizio, Sì. Ti devo delle scuse, Mira. Hai vinto e questo è quanto. Ti prego di perdonarmi se puoi. È venuto il momento di tirar fuori la catena rossa. Restiamo pronti a tutto. Aspetta un attimo. Sento una voce. Una voce nella mia testa. La portatrice della catena rossa è giunta. Prova dunque a catturarmi, umana. Oddio, questo non è Arceus. Preparati per lo scontro imminente. Minchia. Ui, che spettacolo. Aia. In maniera autonoma o grazie alla catena rossa? Oh, di alga. Quindi i team avevano... Oh, cavolo. I team avevano ragione, ma tu hai fatto un appunto corretto. Il sommo sinno mica ha bisogno di un varco. E perché loro sono qui? Ma questa host bellissima? Che bello. Mamma mia, Fragor Tempo. Ah, peccato che ho di quel raggio. Vuole essere catturato persino. Sì. No, ma infatti che abbia avuto un contatto, cioè, alla fine i team, visto che non ha parlato tramite Perula, vuol dire che esiste un'effettiva... Oh, ho preso. Esiste un'effettiva eredità di collegamento con il sommo sinno per ciascuno. Sta cosa è enorme. Vero. Come storia dei, però, dei team. Credi che siano loro dietro tutto questo? Palkia di Alga? No, no! Il sommo di Alga mi sta parlando. Si avvicina all'altro, in preda alla collera. Lotta al mio fianco, umana. Tu l'hai indebolito, hai visto la rosso catena, tolto... Sì, tutta sì. Tutta quell'oscurità che c'era. Dall'alto? E allora signori, buonasera! Massa che fighi sti Pokémon leggendari comunque messi così. Ah, vedo che siamo scappati. Beh, te credo. La roccia da cui tutto ebbe origine. Il contenitore plasmato per mano dell'uomo. Unisci questi oggetti e solo allora potrai sanare il caos che affligge questo mondo. Il contenitore plasmato per mano dell'uomo. Che si riferisca alle Pokéball. Deve essere per forza così. Per quanto riguarda la roccia, tenendo conto della mia vasta conoscenza, della mia sperimentata tecnica e dell'aiuto di Sligoo, direi che con me siete in buone mani. La roccia origine. Tieni Mira, te la affido. Diamoci una mossa e andiamo a dimostrarlo al nostro scienziato di fiducia. A prima vista non gli daresti un soldo, ma in realtà sa un sacco di cose e ha un buon intuito. Quanto tempo ci mette quello scienziato? Ammettilo, allora ragazzi, questo non è importante, ok? Sabaku no Maiku che legge dialoghi non mi interessa. Se Sabaku no Maiku, vedendo Palkia, come lo vedremo lì sopra, dice che bello, è finita la diatriba. Bello vedere Katsin però, dai. Che bella questa cosa. Oh. Avresti voluto catturarlo, eh? Iratina, quando è nato, aveva una forma diversa, anche loro. Ma che fico! Eurobeat moment! Dialga invece è orribile, ma te lo faccio vedere. Lo facciamo alla Dark Souls, ragazzone! Certo! Sai che non lo farò a Dark Souls, abbiamo... Bravissimo.
Questa è stata carina da parte loro. Aspetta che ho la chat impazzita. Cos'è uno shiny? No, basta. Dicono di sì. Torna indietro, vicino al campo base. Vediamo, questo è il campo, no? No, eccolo. Ma Dio, ma ragazzi, ma è il 40... Tra l'altro Gengar shiny. No. Bellissimo.